Inventeremo un nuovo codice per toccarci senza sfiorarci. No, no, esatto. Allora, grandissima edizione di Ballando e bellissima luce passata attraverso di te, una modernità nei suoni, nella danza, nei movimenti, ma è arrivata un'altra Rosalinda a casa nostra. È arrivata un'altra... Ma è... No, sempre Rosalinda, però più... Vita, più... Nella vita, cioè consapevole di amare la vita. Adesso no, sto chiedendo prima agli autori se ci sono i sottotitoli. No, per me non, perché tu dici sei che eri contenta che venissi qui, anch'io, e niente. Io sono scusate, sono tutti. Non lo so se loro sentono quello che stiamo dicendo, ma in questo momento ci siamo solo io e te. Sì, ah, ok, esatto. Okay? Ci siamo solo io e te. Sì. C'eravamo prima, sì. Ci siamo adesso. E vedo una luce nei tuoi occhi che è anche nuova. Non lo so se c'è una sorta di catarsi, di libertà, se si è acceso un meccanismo, una luce dentro di te. No, cercavo di dire, prima... che anche nelle clip di Ballando, io sono, in effetti sono arrivata molto, 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 ero molto chiusa. E, attraverso la danza, attraverso la mia maestra, Martina Hoffman, che è riuscita davvero a fare un lavoro straordinario, perché è entrata come uno psicologo, è entrata con amore, a un certo punto io ho cominciato a allargare le spalle e poi a lasciarti andare. Rivediamo sì. Parte del tuo percorso a Ballando. Mannaggia. Amarsi, il non vedere completamente se stessi porta davvero alla catastrofe. In questo momento mi piacerebbe morire, cosa che fino a 2 anni fa no. Sì, io sono un'anima tormentata e va benissimo, cioè voglio dire, va bene se questo poi porta a delle rinascite, a sì, a volare. Come se qualcuno per 40 anni so, ti dicesse: Rosalinda, guarda che tu hai delle lette, ma non le apri mai, e le lette, poi 50, e le lette, io sempre, e le lette, poi di botto, capito? E quindi, c'è una cosa così, poi vedi, allora non cado, dirupo, non cado. Bellissimo. Io praticamente sono arrivata così. Adesso sono così. Che un po' fuori si vede, però dentro ci sono 27 danzatori, uno più bello dell'altro. Tutti quanti lì dentro, tutti e 27. Tutti e 27, sono dentro, sì, sono tutti, c'è cioè, un gruppo. Un gruppo, allora, siccome noi, io dico sempre che noi donne siamo un condominio, ci abitano in tante personalità, sì. No? Dopo proveremo a dare anche un nome e un cognome a questi performer che abitano dentro di te. Ma siccome è difficile usare delle parole che possano definirti, perché tu sei una poetessa, una scultrice, un artista tutto tondo, 360 gradi, un'attrice, una pittrice, una pensatrice, adesso anche 27 danzatrici tutte insieme. Allora, voglio che sia tu a usare le parole migliori. E noi abbiamo preparato una scheda, adesso le proiettiamo tutte. Tu scegli la parola più giusta che ti rappresenta in questo momento. Ah, ok. Ecco, tu le puoi leggere lì. Un angelo, una statua, una fonte di energia, uno strumento, un paesaggio, una danza. Uno strumento. Perché io dico sempre tipo il ponte, sono il ponte. Mi piace fare da ponte, cioè il ponte come... Sì, come uno strumento che può essere anche una nota, però di... cioè vorrei portare l'amore.
questo, quindi sono lo strumento, uno strumento. Uno strumento d'amore. Mi piacerebbe. Che attraversa il tempo, lo spazio, perché sì, tu vivi di innamoramenti che non hanno confini temporali. Esatto, certo. Tu lo sai. Sì, no, sì. Raccontaci questa cosa, come funziona? No, ma io da quando sono piccola, tu parli di Camille Claudel, di questi personaggi che io non li ho conosciuti sulla Terra, perché lei moriva nel 1885, questa scultrice. Ci sono delle persone che, le quali che io ho amato e non ho mai smesso di fare l'amore con loro. E continuo, nel senso io quando ero più piccolina, più piccola, quando avevo tipo 30 anni, 28, 29 anni, mandavo una lettera, una cartolina tipo a settimana a un indirizzo che inventavo a Parigi per lei, piuttosto che a Pierpaolo Pasolini, tutti questi amori, amici amori che vivono con me. La grandezza di un artista è anche la possibilità di superare davvero il tempo e lo spazio attraverso le cose che fa, no? Che crea, sì, e che arrivano alle persone giuste, alle anime giuste. Tu quando ne cogli il senso ti lasci rapire completamente da loro. Sì, ma anche perché, come dicevo prima, a me sposta solo il sentimento. La musica e l'amore per me non hanno... È come se vi parlassi della madre. La madre è la io cerco di spiegare, perché delle volte se tu non mi capisci, perché io non mi capisco spesso. Ma io ti capisco, no. Invece. Sì, pensa un po'. No, vabbè, perché tu... Io sto uscendo di là adesso. No, cerco di chiudere un concetto. Io penso che l'amore, come la musica, cioè loro hanno bisogno di tutte le arti, cosa che tutte le arti hanno bisogno della musica. Cioè, se tu guardi magari una statua, una scultura, con la musica prende una forma, col silenzio ne prende un'altra. Certo. E l'amore, io penso che quando viene a mancare l'amore, vivi il disastro, vivi la catastrofe. Tutta questa ricchezza, questa pasta umana e spirituale che tu sei, e che è arrivata, ti assicuro, a casa in questa edizione di Ballando, ha conosciuto tante tappe per potersi evolvere anche in questa esperienza, no? Così terrena, così precaria, così veloce come un'esperienza televisiva. C'è stato un momento in cui ti hanno chiesto qualcosa di molto preciso. Rivediamolo con Carole Smith. Carole Smith. Per favore, continui ad andare in avanti, io ho bisogno tassativamente vedere con il tacco. Il tacco? È uno scherzo? No. Dicevo, sono sorpresa, perché io non ti ho mai visto con i tacchi. Tu non ne hai mai indossato, no, i tacchi? No, mai. Come ti senti? Mi sono pentita amaramente. Però, vabbè, ciamperò addosso a Caroline. Sì, ma io lo accetto. Se mi sto, mi pento di aver accettato. No. E vi odio. Io mi sento molto, molto femminile. Poi certo sono un animaletto strano, ma vabbè. Anzi, quando mi dicono sembri un ragazzo... Hai sentito cosa hai detto? Non ho sentito cosa ho detto. Noi parliamo perché, sì, allora, Rosalinda dice io non amo rivedermi. No, non particolarmente. Ok, quindi stavamo commentando questa cosa. Tu finisci la clip dicendo che quando ti dicono che sembri un ragazzo ci rimani malissimo. No, non mi piace, non mi piace. Ma certo, anche perché ci vuole proprio della fantasia. Ma io ti ringrazio. Devo dire, magari le persone dicono, beh, ma lei si mette i capelli, le cose, ma non, secondo me poi la femminilità non sta nella verità che io, non lo so, i capelli, la femminilità sta qui, dentro. Allora, proviamo a vedere, a identificare anche con le parole, così visualizziamo meglio... anche a casa quello capiscono che ci stiamo dicendo. No, è proprio servono degli escamotage per arrivare a tutti, no? Sì. Allora, dove vedi in te la tua femminilità? Cos'è che ti rappresenta e esprime meglio in questo senso? Dove io vedo la mia... Anche nel tuo corpo, oppure visto che gli oggetti per te sono relativi? No, ma sai, sicuramente nello sguardo, io non penso di muovermi come un uomo. Perché tu hai detto, no, assolutamente, tu hai detto, no, i capelli, non per forza averli lunghi significa che sei femminile. Un ragazzo, un uomo.
Tu hai scelto di tagliarli a un certo punto. Sì. Per sentirti più libera, immagino. All'inizio avevo 18 anni e mezzo, per non ho avuto un rapporto bellissimo, l'ho detto anche per imbruttirmi, quindi taglio di colpo i capelli. Volevo che uscisse più l'anima, che era cicciottina, rispetto al corpo, no? E poi dopo mi dicevano, stai bene, allora me le facevo crescere. Quindi questa cosa, questo tormento, e poi a un certo punto ho detto, lascio così. È diventata gli una occhi? Cosa. Gli occhi? Gli occhi. Cosa? Sono o non sono un elemento di femminilità per te? No, sì. Molto. Sì. Come la voce. Io penso che la voce è una cosa che ti esce dall'anima, perché è un suono, non è un muscolo, è un suono. E lo sguardo è uguale, non è che lo prendi. Ti arriva e poi. Allora, fra queste parole, tra capelli, occhi, voce, mani, scarpe, sorriso, tu scegli occhi e voce. Sì, penso di sì. Tu sei occhi e sei voce. Ah, ma questo è un trabocchetto, che comunque, Va bene. È giusto? È giusto. Sì. Andando avanti nel tuo percorso, tu hai anche scoperto come si sta in una competizione di quel tipo con gli altri. Sì. Ok? E a me, ti devo dire la verità, mi ha stupito tantissimo che tu accettassi questa sfida. Mi sono detta, ma guarda tu Rosalinda, perché? Tu di ballando? Sì. Allora, per tanti anni, devo dire mille, ogni anno mi chiedeva, io dicevo di no, perché non me la sentivo, perché... Poi a un certo punto ho detto, vabbè... Ho accettato, ma non è stata una cosa pensata più di tanto. Istintivamente ho accettato, ho detto... Mi butto. E tutta questa dolcezza che tu hai, e a proposito di sguardo e di occhi così potenti, così magnetici, è stata scelta anche per rappresentare in The Passion, nella Passione di Cristo, l'angelo caduto. Ora io mi chiedo come si faccia a vedere in te quella roba lì. No, ma... A parte che avevo la tua età, 35 anni. Ma è l'angelo caduto. Che... È vero che non hai voluto i soldi che per recitare in The Passion? Tu l'hai fatto gratuitamente? Sì. Lui l'ha saputo dopo, alla fine di tutto. Sì, perché è stato un modo di... Ho voluto ringraziarlo anche in questo modo. Ho regalato a lui una maddalena che ho dipinto. Perché in realtà io non ci dovevo essere nella Passione di Cristo. È nato per caso, che stavo dicendo prima, che il caso qualcuno definisce lo pseudonimo di Dio. Il caso non esiste. Lui è nato... All'epoca c'era Shaila Ruby, la mia agente americana, e firmando, stava chiudendo il contratto col gomito, è cascata la mia foto in mezzo a una pila di... ipnotizzato. Sì, lui ha detto, io adesso devo un attimo vedere se... Non la voglio per il prossimo film, vorrei... È tornato dopo 48 ore ed è stato un colpo. Ascolta Rosalinda, sono arrivate delle parole a redazione per te. Delle parolacce? No! Anzi, quali per esempio? Quali per esempio? Delle parolacce dalla redazione? Quale ti aspetti di parolaccia? Parolacce? Che cosa dovrebbero pensare gli altri di te? Ma che sono matta, che sono... No, ma no, matta no, però che sono un animaletto un po'... Selvatico. Selvatico, se non selvatico. Ancora più. Invece sono arrivate delle parole che... io spero di essere all'altezza. Di poter io sto uscendo dopo questa cosa. Ascolta. Rosalinda, sin da bambina, rivelava una personalità straordinaria, eclettica, meravigliosa. Eravamo tutti rapiti dal suo modo di fare, perché tra le sue doti c'era anche la grande simpatia, l'originalità e la dolcezza, anche se ha sempre rivelato, per fortuna, un carattere forte. Rosalinda non ha bisogno di essere incoraggiata, ma di essere amata come tutti gli esseri umani.
Secondo te, da dove arrivano queste parole? Secondo me arrivano da una specie di madre, padre, di una famiglia che sia biologica che non. Questa è la tua famiglia biologica? Sì. Sono parole che ha scritto la tua mamma. La ringrazio. Cioè, la ringrazio, ho detto così, sembra niente, vado a prendere un caffè. No, perché è tutto forte, non me l'aspettavo. No, ma questo vale anche per lei, eh. Vale anche per te, vale per tutti. Quindi, insomma, davvero. Ma adesso non è che sbuca da qualche parte? No, stai tranquilla, questo non mi sarei mai permesso. No, grazie, davvero, grazie. Senti, tu hai detto che questa esperienza ha acceso qualcosa e c'è un momento del tuo rapporto con Tina che è stata appunto la tua insegnante, che poi a proposito di cose che non capitano mai per caso, alla fine è stata lei, certo. Istruttrice. Che mi ha preso proprio per mano. Ma la domanda io però non l'ho capita. La vuoi vedere? Vuoi vedere quel momento lì? Vuoi vedere quel ballo lì con lei insieme? Sì. O lo vuoi dire prima? Come ti ha fatto sentire lei? Come vuoi tu? Vediamo. Ok. A Rosalinda Celentano e a tutti i 27 danzatori che sono vivi, accesi e liberi dentro di lei. C'è uno piccolino, è neonato, però è già fatto che c'è il figliolino, è meraviglioso. Lo lasciamo crescere libero? Per forza. È felice? È felice, sì. Tanta felicità. Grazie davvero. Rosalinda Celentano. Grazie, a presto, ci sentiamo presto. Grazie. Ciao.